Se devi dare il tempo giusto. Io non ti chiedo niente. Io non ti ho chiesto mai niente. Come? E perché non me lo chiedi? Portami a casa. Montréal, 39esima edizione del Festival del Film di Mondo. E allora, accanto a Claudia Gerini, bella come il sole, un regista che bello è, interessante più che bello come il sole, e Tonino Zangardi, che ha firmato il film L'esigenza di unirmi ogni volta con te, che ti vedo. Io già volevo cambiare tutto quanto. Ok, allora, cominciamo con il regista stavolta. Il tuo film. Il mio film è nato da 2 anni fa, dall'idea di scrivere una storia che raccontasse un incontro, quelli che avvengono, non avvengono molto spesso nella vita, no? Sono abbastanza rari, però quando avvengono hanno la capacità di stravolgere, diciamo, le vite personali. Quindi è la storia di una cassiera di un supermercato che per una casualità fortuita incontra un poliziotto che le salva la vita durante un tentativo di rapina, e da quel momento sia per lei che per lui, per Leonardo e Giuliana, avviene qualcosa che li porta a un'attrazione che all'inizio non riescono neanche a capire da che è determinata. Sono quelle attrazioni intellettuali, fisiche, e quindi cercano ancora di scoprirsi quando, nel momento che devono farlo e nel momento che lei, che poi è una donna che incredibilmente si dimostra coraggiosa nelle scelte che fa della propria vita, quindi deve rivelare al marito di questa storia che le è nata, uno strano scherzo del destino invece li porta verso un destino un po' avverso. Però, visto che dietro c'è un po' il nulla e tutti e due hanno voglia, veramente una voglia improvvisa, come quasi di ricostruire una vita, tentano una fuga improbabile. Claudia Gerini, quanto improbabile? Improbabile è una fuga, diciamo così, un po' improvvisata, da non pianificata, è una fuga data dalla voglia in quel momento di fuggire la realtà, una brutta realtà, perché si propone, insomma, uno scenario che ha avuto una svolta non voluta, però insomma difficile da gestire, per cui il primo istinto è quello di nascondersi al mondo e quello di scappare. Però non hanno pianificato nulla, quindi vediamo che sono guidati dall'amore e dalla voglia di ricostruire, ma con poca, diciamo così, attinenza poi alla realtà. E allora, all the best per questo film, che è un road movie nei sentimenti. Grazie.